Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand di Pescara Dolc, l'azienda italiana che produce le dolci bontà per la distribuzione automatica. Io, perdonami Rodolfo, le chiamo così, e siamo in compagnia di Rodolfo Falcone, il responsabile commerciale dell'azienda. Rodolfo, bentornato. Buongiorno a tutti e benvenuti alla 12ª edizione del Venditalia. Siamo qui con molto entusiasmo e con tanta voglia di ritornare diciamo alla normalità. E ci proponiamo con delle novità e una nuova referenza di trancio di crostata mele e cannella. È una linea pocket prodotto del tutto nuovo, parliamo di frollini in tre versioni e con un'attenzione a quello che è l'ambiente. Difatti con queste novità ci proponiamo con degli imballi che possono essere conferiti nella carta e di conseguenza abbiamo visto molto interesse in questo e l'azienda ha un'attenzione sempre maggiore per l'ambiente. Allora Rodolfo, io non mi sono sbagliato dicendo l'azienda che produce le dolci bontà destinate al settore del vending, perché voi in realtà da tanti anni realizzate una serie di prodotti da forno con delle particolarità uniche. Sì, noi il mondo del vending lo viviamo oramai da circa 20 anni, sono tutti prodotti che nascono e vengono studiati appositamente per questo canale e cercando di essere sempre di più innovativi e attenti a quello che ci chiede il mercato. Sempre con una grande attenzione alla ricerca per le materie prime e prodotti a chilometri zero, cerchiamo di attingere il più possibile alle materie prime del nostro territorio e vediamo che questo da parte del mercato dei consumatori viene molto apprezzato. Non a caso questo mela e cannella è finito immediatamente sugli scaffali qui in esposizione perché ha attratto molto l'abbinamento. Sì, sì, dubbiamente è un abbinamento che sposa molto bene mela e cannella, è stato apprezzatissimo, difatti siamo stati un po' presi d'assalto e la cosa ci ha reso molto felice perché insomma un progetto che andava avanti da mesi e diciamo che ho centrato l'obiettivo. Tante le novità in casa Pescara Dolc, o dovrei dire in casa Falcone Dolciaria, che voglio dire è un secondo nome dell'azienda perché è molto legata alla famiglia Falcone. Sì, il nostro brand è Falcone, sui prodotti è riportato il nostro cognome. E Pescara Dolc è per gli addetti, la nostra ragione sociale, essendo produttori dell'area pescarese, allora il nostro marketing a suo tempo si inventò questo nome. Beh, sai, in tanti lo fanno, poi così nascono le aziende di successo, passano i decenni e non demorde la voglia di fare, cresce la qualità grazie all'impegno e alla professionalità dei componenti delle aziende e nascono poi dei casi di successo come piano piano è accaduto e continua ad accadere con voi. E allora qual è l'indirizzo di posta elettronica che possiamo fornire a tutti loro per mettersi in contatto con voi nel caso in cui chi è dall'altra parte desidera avere un contatto? Allora, www.falconedolciaria.com, lì trovate tutti i nostri riferimenti e le persone da contattare. Rodolfo, grazie per il contributo, prossimamente ne parleremo ulteriormente anche sui nostri strumenti digitali, Vending News
bimestrale.it e bendingtv.it, ma anche e soprattutto sulla rivista bimestrale Bending News, il bimestrale dedicato alla distribuzione automatica italiana. Grazie per il contributo. Grazie a voi e a presto.